buongiorno. 125esima Fiera Cavalli, è il primo giorno di fiera, ma uno dei nostri appuntamenti fissi è con Massimo Montanari dell'asineria di Reggio Emilia. Ciao Massimo. Buongiorno, buongiorno a tutti. E tanto per fare qualcosa di diverso, oggi intervisteremo gli asini, perché qui ci sono Angelica e Astolfo. Che cosa pensano di Fiera Cavalli? Provaglielo un po' a chiedere Massimo. Ma Astolfo, che ne dici? Aspetta. Loro, come vedi, sono molto tranquilli, anzi loro amano molto i bambini, perché sai che l'asino è un animale molto empatico, molto sociale. È chiaro che qua c'è un po' più confusione, ma insomma si abituano. A loro piace molto l'affetto del pubblico, quindi prima era pieno di bambini delle scuole, tra poco ritorneranno a lavorare qua dentro con la spazzolatura, le coccole, le carezze. Per loro è un divertimento, insomma, quindi poi in realtà si sta anche benissimo, no? Perché i capannoni sono ampi, larghi, quindi poi insomma parte un po' di chiacchiericcio, un po' di musica, ma questo fa bene, dai. Ma poi alla fine è un lavoro, noi lavoriamo, loro stanno lavorando e devo dire in un modo molto, spero, direi assolutamente piacevole per loro, ma soprattutto utile per i bambini che entrano in loro contatto. Vero Angelica? Beh sai, oggi l'asino è rivalutato proprio per questo, no? Per la sua elevata capacità sociale di aggregatore, di creatore di situazioni molto piacevoli, per cui anche nelle condizioni un po' più, diciamo, di confusione, magari di un umore, non si muovono, loro sono abituati assolutamente, per cui diciamo per loro è un bel divertimento, dai. Che cosa ti insegnano gli asini, Massimo? In tutti questi anni avrai imparato tante cose, ma la cosa più bella che ti hanno insegnato qual è? Guarda, allora, è difficile perché dopo 30 anni che fai questo lavoro veramente uno dice ma non scopri mai cose nuove, no, in realtà loro ti fanno sempre scoprire cose nuove. Io quando li guardo negli occhi penso che loro abbiano capito veramente quale sarà il nostro futuro, no? Cioè che è quello di andare più piano, essere più leggeri, forse anche volersi più bene, no? Secondo me dobbiamo anche prendere dall'asino questa cosa che è rivoluzionaria, no? Se ci pensi, perché l'asino sempre è così, nella cultura popolare, l'animale non troppo intelligente, in realtà invece è un animale che fa pensare, ma soprattutto lui ha capito che la teoria della lentezza è vincente, per cui credo che dobbiamo imparare dall'asino, l'asino è un maestro. Quindi grazie ad Angelica, ad Astolfo e a tutti gli asini, sia quelli di Fiera Cavalli che quelli che ci sono fuori. Grazie Massimo. Grazie a voi, ciao, buongiorno.